Buongiorno a tutte e tutti, mi chiamo Busa Lorenzo e sono il rappresentante degli studenti al Dipartimento di Scienze Biomolecolari, DISB. Insieme a me quest'oggi ci sono Alice Zoe De Otto e Maria Chiara Ruggeri, che sono entrambe rappresentanti al Dipartimento del DESP, Dipartimento di Scienze Politiche e Economia, Scienze Politiche e Sociali. Chiara Fichera, rappresentante del DISQI, Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici ed Internazionali, e anche Giovanni Alvarez, presidente del Consiglio degli Studenti. Siamo qui per farvi un breve assunto, un breve riassunto di che cos'è lo Swap Day. Lo Swap Day deriva dal termine inglese to swap, ovvero scambiare. Infatti è un giorno in cui si favorisce il riutilizzo di oggetti di qualsivoglia natura che altrimenti verrebbero gettati via, contribuendo a impattare negativamente sull'inquinamento dell'uomo. Infatti, in questi eventi, nel loro piccolo, cercano di ridurre l'impatto ambientale del consumo e della produzione di beni, cercando di far capire alle persone, cercando di fare adottare loro uno stile di vita più sostenibile e responsabile. Di conseguenza, questo evento è un esempio concreto di economia circolare e di come questa possa essere effettivamente messa in pratica nella vita quotidiana. Infatti, l'idea alla base dell'economia circolare è ridurre gli sprechi e massimizzare l'utilizzo delle risorse, promuovendo il riciclo, il riutilizzo e lo scambio dei beni. Nel nostro piccolo, io e i miei colleghi e colleghe abbiamo deciso di organizzare questo evento oggi in occasione della settimana del riciclo e in particolare della giornata mondiale del riciclo, che sarà sabato 18 marzo, però essendo sabato troppo l'università non è molto disponibile. Pertanto la regola principale dello Swap Day è molto semplice, qui ne vedete miriadi, ma quelle più importanti sono: avete la possibilità di scambiare un massimo di tre oggetti, quali di qualsivoglia natura, libri, abiti, eccetera, di equivalente valore. Quindi di conseguenza apro una parentesi, qui sta un po', come posso dire, alla mentalità di quello che scambia. Se riuscite a scambiare una matita con un abito firmato, siete degli ottimi contrattatori, quindi tanto di cappello. Però, a scherzi a parte, ci teniamo a specificare che tutti gli oggetti presenti che non verranno scambiati a fine evento verranno tutti devoluti in beneficenza. Quest'oggi sono presenti due interventi, uno delle studentesse e gli studenti del corso di Economia Politica Agroalimentare, Giulio Bairaktari, Gabriele Patella, Asia Prestigiacomo e Flavia Santi, che vi parleranno del fast fashion e dell'impatto sull'ambiente. Successivamente sarà la giornalista Lorenza Vianello, co-founder di www.impattovero.it, che farà un intervento dal titolo Green non basta, la moda che guarda l'ambiente e non le persone. Ci teniamo inoltre a ringraziare il Prorettorato alla Sostenibilità e Valorizzazione delle Differenze per averci dato la possibilità di organizzare questo evento. Quindi un bel applauso. Passo la parola allora alla prorettrice Elena Viganò per introdurre il prossimo ospite. Grazie, vi ringrazio molto per aver avuto l'idea di organizzare questo evento, sia perché appunto è un altro segno della collaborazione che stiamo cercando di costruire su diversi tavoli relativi alla sostenibilità con i rappresentanti degli studenti e delle studentesse al Consiglio dell'Ateneo. E anche perché, ecco, quando si attivano iniziative concrete, devo essere sincera, a me fa particolarmente piacere, perché è vero che noi abbiamo una mission di formazione, di ricerca, però credo che sia veramente importante valutare anche la nostra efficacia in base poi veramente a quello che facciamo. Questo è stato un po' un tratto distintivo del prorettorato, richiesto dal rettore, e lo dico sempre, fai, è stata la sua indicazione. E, per questo, no, con l'ufficio comunicazione
Da qualche tempo abbiamo attivato, ecco, una serie di iniziative congiunte con gli studenti, e, per esempio la campagna Fai un piccolo gesto, che credo sia particolarmente interessante, ma io dico sempre sapremo se questa campagna avrà funzionato quando troveremo le luci spente nei bagni, no? O troveremo la raccolta differenziata fatta in modo corretto, quando ecco, cercheremo però anche quando avremmo cercato, ecco, e ottenuto la proposta, no? Le proposte, le richieste anche da studenti, da docenti, da PTA. Per fare qualche altra cosa, per cui, ecco, mi fa veramente piacere. Mi fa piacere che, ecco, gli studenti abbiano confermato, ecco, anche quelli del mio corso, la partecipazione, e soprattutto mi fa piacere, molto piacere, la presenza della dottoressa Vianello, che è una giornalista, secondo me, molto interessante, ecco, che in questo periodo, tra l'altro, ha una collaborazione anche con il Dipartimento di Fisica dell'Alma Mater Studiorum, l'Università di Bologna, che la sta avvicinando anche alle questioni, diciamo, legate all'economia circolare, alla sostenibilità, e in un ateneo, ecco, per cui sono veramente, vorrei ringraziare anche Lorenza per aver partecipato. Spero che anche questa sia l'inizio di una collaborazione che spero, ecco, si possa rafforzare nei prossimi anni. Anche grazie, per... grazie a voi, mi fa veramente Perfetto. Molto piacere invece, grazie. Ecco, per cui le do la parola, credo, perché no, abbiamo invertito l'ordine intervento, benissimo, per cui darei la parola a Lorenza, che ci metterà in luce le diverse implicazioni, diciamo, della moda, ecco. Gli studenti parleranno, approfondiranno il tema, diciamo, più ambientale, ecco. Lorenza ci farà un quadro più generale, per questo la ringrazio. Grazie. Grazie a voi, benissimo. Allora, come vi dicevo, mi fa davvero piacere un po' le parole della professoressa Viganò, hanno anticipato i miei sentimenti. È bellissimo, come dire, incontrarci in un evento organizzato insomma, dalle giovani generazioni, che dimostrano così tanto senso di consapevolezza, insomma, e responsabilità rispetto alla moda. E, l'altro giorno parlavo proprio in dipartimento, dicevo che avrei fatto questo intervento e mi hanno detto moda sostenibile, ma non è un ossimoro moda sostenibile. E ho detto, lo è stato fino a qualche tempo fa, e vedremo poi dopo anche alcune date che in qualche modo ci danno un'indicazione di quando sono cambiate le cose. È pur vero che la moda è creatività, è continuo divenire, no? È colore, e forse per certi versi, come dire, non richiama immediatamente questi temi. Ma è altrettanto vero che invece, soprattutto negli ultimi anni, c'è sempre stata una riflessione sempre più profonda rispetto all'impatto che ha la moda. Penso che poi gli studenti che presenteranno, le studentesse che presenteranno l'impatto della fast fashion sull'ambiente, insomma, ce ne daranno sicuramente ragguaglio. L'impatto anche ambientale, ma oggi vedremo anche non solo ambientale, è enorme, è veramente enorme. Perché vi voglio parlare delle persone? Perché la sensazione che ho, occupandomi un po' di questi temi da un po' di tempo, e vi dico anche da quando ho iniziato a lavorare per il commercio consolidale un milione di anni fa, è stato lì il mio incontro. Io vengo dalla comunicazione, vengo dal marketing, e iniziare invece a lavorare nel commercio consolidale mi ha aperto un po' di risposte a sensibilità mie che non avevo ancora, come dire, individuato e razionalizzato, però mi ha aperto veramente a delle riflessioni che vanno molto al di là della produzione, e cioè come vengono pagati i produttori, che vita fanno, soprattutto quelli che fanno parte di quello che viene chiamato nel commercio a costo d'Italia il sud del mondo, che relazioni hanno con i mercati, che posizione di forza o di debolezza hanno nei confronti di chi compra le loro materie prime o i loro manufatti. E la sensazione è che la moda si sia giustamente molto concentrata sulla parte ambientale,
e che gli occhi siano molto puntati sulla parte ambientale, un po' meno, oppure non sempre, sulla parte sociale. Ma come voi sapete bene, quando si parla di sostenibilità, la sostenibilità ha tre, diciamo, immaginatevi come uno sgabello, ha tre gambe questo sgabello, no? C'è la parte che riguarda il pianeta, che è imprescindibile, è ovvio, se noi non salvaguardiamo il nostro pianeta non avremo un posto in cui vivere, per cui è palese che c'è una priorità. Ma appunto, siccome le tre gambe sostengono questo sgabello, la parte sociale è altrettanto importante, così come la parte di profitto, perché a volte lo dimentichiamo, ma la produzione di valore, anche economico, è parte di un pensiero sostenibile. Non ci può essere sostenibilità laddove non c'è comunque generazione di valore. Il tema è che in tutto questo le persone sono una sorta di centro nevralgico. E qui vi riporto le parole di una stilista che ha fatto della riflessione ambientale e non solo, e ha dimostrato alle grandi firme che si può fare moda in un certo, con un certo atteggiamento, la riflessione proprio sulle persone. Perché le persone non sono solo quelle che producono, ma sono anche quelle che indossano, sono tutte quelle che lavorano nella moda, ma anche i consumatori stessi, le consumatrici stesse. La richiesta di come posso dire, di rispetto e di attenzione va anche da parte nostra, di che siamo fruitori di questa moda. Abbiamo tutto il diritto di essere, tra virgolette, trattate con rispetto da questo mercato. Allora, abbiamo parlato di persone. Quante sono le persone nell'industria della moda? Le persone sono 70 milioni globalmente. E considerando quanti siamo nel mondo, vuol dire che, mal contata, una persona su 100-110 ha a che fare con questo mercato, con questo mondo della moda, che sia produttore o produttrice, che sia trasformatrice, artigiano, insomma, fino a coloro che vendono. Se ci pensate, ognuno di noi ha nel suo giro di conoscenza almeno qualcuno che in qualche modo è toccato da questo. Quindi voi capite che è un settore che, come dire, coinvolge tantissime persone. Ma queste persone sono per la maggior parte donne e per la maggior parte sono in paesi in cui ci sono difficoltà economiche, in cui ci sono, come dire, magari forti sviluppi economici, ma che non hanno corrisposto altrettanto benessere, diciamo così, per essere anche un po', se volete, diplomatici. Qui vi riporto, solo a titolo di esempio, ovviamente non è una statistica, però la statistica che ho trovato ed è stato molto interessante è la mappatura che ha fatto OVS dei suoi fornitori. Loro hanno fornitori in 6 paesi, hanno 600 fornitori, quindi hanno 90.000 persone che lavorano come fornitori. E se vedete, c'è una grossa disparità tra il fatto che i workers sono quasi tutte donne, ma quando si arriva anche già solo a livello successivo di assistant o di supervisor, le proporzioni si ribaltano. Loro, devo dire, con molta trasparenza, questo è un concetto che vi voglio portare, il tema della trasparenza, perché è importante, lo dichiarano, perché è una mappatura che loro fanno dei loro fornitori, chiaramente ne sono coscienti, però devo dire che rispecchia molto l'andamento generale di questo settore, un settore in cui ci sono moltissime donne coinvolte, moltissime sono a un livello, diciamo così, basico di questa struttura, con tutte le conseguenze del caso. Quindi, la prima cosa è questo. Qui c'è un grande fraintendimento. Io mi occupo di sostenibilità da molto tempo e quello che sto notando è che purtroppo la parola sostenibilità è diventata una specie di passepartout in cui si infila un po' tutto. E questo confonde le persone. Occupandomi di comunicazione è la cosa che mi preme di più. Confonde chi, comprando magari una maglietta di plastica o un pile che viene dalla plastica delle bottiglie riciclata, pensa di essere sostenibile a tutto tondo, ma non è così, perché non sai chi ha prodotto quel pile, non sai chi ha pagato, quanto è stato pagato quel pile, non sai in che condizioni la persona che lo ha cucito sta vivendo, se guadagna abbastanza per vivere. Di questo stiamo parlando.
E quindi attenzione, perché qui è davvero una questione di etichetta e nella moda questo ha un senso, perché la moda, anche la moda diciamo così, all'interno dell'atteggiamento sostenibile si è dotata di varie etichette. E questo di nuovo non chiarisce le situazioni e non permette alle persone di fare delle scelte consapevoli, perché poi è di questo che stiamo parlando oggi. Voi oggi avete assunto un atteggiamento, avete detto compro di meno, preferisco scambiare. Questa è una cosa molto importante, perché evito comunque, no, di aumentare i consumi, evito di portarmi in casa qualcosa che probabilmente non mi serve, oppure me ne libero in favore di qualcosa che mi può servire di più. Non vado a gravare su una produzione. Però la produzione etica è una cosa, la produzione green è un'altra, l'economia circolare riguarda l'ambiente, la sostenibilità nel modo in cui ve l'ho presentata prima, cioè quell'atteggiamento che richiede l'attenzione ai tre aspetti, le persone, l'ambiente e la prosperità, è un'altra. Qui vi lascio. Non lo commenterò perché ve l'ho lasciato proprio giusto così per vostra riflessione, questa schematizzazione che è stata fatta da Vesti la tua natura, che ha proprio cercato di far vedere in quali ambiti ciascuna, chiamiamola così, etichetta si muove. Perché poi c'è un aspetto di cui io non vi ho parlato, perché riguarda comunque il rispetto dell'ambiente, che è la crudeltà sugli animali, che è un altro tema molto importante che riguarda la moda, dalla produzione della lana alle pelli, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, esiste un concetto di moda sostenibile, di moda responsabile, che in qualche modo cerca di tenere tutto assieme, cioè dice ok, non c'è un concetto di moda, il lusso responsabile è il concetto che Stella McCartney, per esempio, porta avanti. Non posso rispettare l'ambiente se non rispetto anche le persone e viceversa. Questo è anche del commercio ecosolidale, ma non sempre, nel senso che il commercio ecosolidale parte dalle persone, quindi a volte non le persone in quei contesti non sono sempre nella condizione di poter portare avanti delle istanze anche che riguardano una salvaguardia dell'ambiente. È chiaro che però il fine ultimo del commercio ecosolidale è quello, quindi insomma si tende molto a produzioni bio, si tende molto a ridurre il consumo di acqua, c'è molta attenzione su quello, sia nella parte tessile che soprattutto nella parte di food, che poi è predominante quando si parla di commercio equo. Qui vi porto anche questa tabella, che non è bellissima graficamente, però è molto utile, perché vi fa vedere che anche le certificazioni verdi, anche laddove dichiarano un'attenzione per le persone, non sempre controllano questa attenzione. Quindi non è detto che se io compro una maglietta, l'esempio palese è quella di Ecotext, no? Che semplicemente ti sta dicendo di quella maglietta che non ha un uso controllato di prodotti chimici e di acqua nei processi di produzione. Non mi sta dicendo che quella maglietta è sostenibile e soprattutto non mi sta dicendo che quella maglietta ha rispettato chi ha prodotto quell'oggetto. È chiaro che anche solo il fatto che non siano usati i prodotti chimici vuol dire che in qualche modo ho salvaguardato la salute di chi l'ha prodotto, perché vi ricordo che chi tinge queste cose, soprattutto in luoghi tipo il Pakistan, eccetera, spesso è con le gambe dentro l'acqua di tintura, quindi insomma... ci sono anche cose nocive per la salute. Chi produce il cotone viene esposto ai pesticidi tanto quanto le piante stesse, con le conseguenze sulla propria vita, insomma, abbastanza evidenti. Quindi già solo un acquisto di cotone bio mi fa pensare che in qualche modo ha aiutato queste persone, se non altro, a essere esposte a pesticidi. Però ecco, questo è il mare, ed è un mare anche molto complicato, quindi di nuovo torniamo a una difficoltà del consumatore a fare delle scelte, o si trova comunque a dover scegliere il male minore. Una cosa tengo a dire, che probabilmente avete già affrontato nelle vostre lezioni, sicuramente con la professoressa Viganò, non esiste il brand o l'azienda o la realtà 100% sostenibile. Io lavoro molto con le aziende, faccio la consulente e mi occupo di sostenibilità,
e dico sempre che le aziende, cioè, cerco di renderle un po' più sostenibili, ma non prometto mai che lo saranno al 100%, perché la sostenibilità è un percorso, non è un dato di fatto, e quindi è un continuo divenire. E soprattutto quando parliamo di realtà molto grandi, con molte persone che hanno produzioni in vari luoghi, il controllo della filiera, ancorché sia fondamentale, su questo la moda sta facendo delle lunghe riflessioni proprio in questi mesi, però voi capite che è davvero difficile. Quindi è chiaro che non possiamo, così come non possiamo pretendere per noi stessi un comportamento 100% sostenibile, perché sarebbe difficile da portare avanti, dobbiamo comunque capire lo sforzo delle aziende, premiare la loro trasparenza, anche rispetto alla dichiarazione di dove non sono riuscite a fare. Allora, in realtà le riflessioni riguardo alla sostenibilità sono proprio partite dalla moda etica. Questa era la moda del commercio equo solidale, le prime riflessioni sulla produzione di moda sono partite da loro, sono partite da chi ha importato manufatti da paesi dai quali importava già caffè, cioccolato, tè, e ha cercato di venderli in questo mercato. Erano i manufatti fatti, scusate gioco di parole, con la moda e le materie prime di quei posti, e quindi questo era. Chiaramente molto di nicchia, chiaramente molto militante, chiaramente un po' freak, se mi permettete questo termine, e da per pochi. Non era certamente mainstream, non era una riflessione che ha bucato, diciamo così, le sensibilità dei consumatori e delle consumatrici. E non bucò neanche l'articolo di Life alla fine degli anni 90, a ridosso, non vorrei essere imprecisa, ma credo a ridosso di un mondiale, che scoperchiò un segreto di Pulcinella dicendo che l'80% dei palloni da calcio era cucito da dei bambini. Bambini che non lavoravano in condizioni ovviamente di salvaguardia, non venivano sfruttati, lavoravano eccessivamente, eccetera, eccetera. Questo sì, le persone iniziarono ad alzare le antenne, ma non cambiò nulla. Noi continuavamo, io per prima, a collezionare adesivi delle marche, a metterci magliette improponibili che profumavano di un frutto anche dopo 1000 lavaggi, non so bene con che cosa fossero prodotte, però questo era il nostro livello di sensibilità. Quindi se confronto l'età che avete voi adesso con quella in cui io ho vissuto, nessuno mi ha mai detto ma sai che questo cotone è fatto con gli OGM, oppure attenta perché queste cose che profumano chissà con che cosa sono fatte, potrebbero fare male banalmente alla tua pelle. Ok? Dopodiché c'è stato veramente il grande risveglio, quello che io lavoravo in altro mercato, nel commercio ecosolidale, e questa è una cosa che ci colpì molto, ma purtroppo colpì tutti. Questo è il crollo del Rana Plaza, voi forse eravate piccoli, non so quanta memoria abbiate di questa cosa, fu una tragedia, la vera grande tragedia di questo settore. Morirono tantissime persone, più di 1000 persone, e ne rimasero ferite più di 2000, ma feriti gravi, quindi persone che hanno perso gli arti, insomma, fu terribile. E fu altrettanto terribile che inizialmente i brand dicessero beh, ma noi non c'entriamo niente perché lì sono altri che producono, è vero, producono i nostri marchi, ma non siamo noi che abbiamo la produzione lì. Peraltro questo, come dire, risveglio aveva già iniziato qualche anno prima con una campagna di Greenpeace che invece parlava proprio di impatto ambientale e chiedeva alle marche di togliere gli agenti particolarmente tossici dai loro vestiti. Questo è il contesto, però guardate la data, stiamo parlando di 10 anni fa, non stiamo parlando di millenni, ok? 2013. Dal 2013 sono cambiate le cose, perché nel 2013 è partita questa campagna mondiale, è un movimento, si chiama Fashion Revolution, c'è anche in Italia è rappresentato da Marina Spadafora, che è una stilista, che vi invito a seguire se siete interessati al tema, e finalmente si è cominciato a dire, a rendere note le condizioni in cui queste persone lavorano, cuciono i nostri vestiti e confezionano i nostri abiti.
E questa però è notizia di quest'anno, di poche settimane fa. Stiamo ancora chiedendo ai brand di firmare per la sicurezza delle aziende di produzione in Pakistan. Quindi in 10 anni è stato fatto molto. Subito dopo la tragedia del Rana Plaza, molti brand firmarono un accordo che riguardava la sicurezza e gli incendi, perché tra l'altro subito dopo Rana Plaza ci fu un incendio in Thailandia, mi pare, dove morirono un centinaio di persone, sempre di nuovo in queste grandi edifici in cui le persone lavorano ore non ben quantificate e lavorano di fatto a cottimo. Ma la cosa su cui vi voglio un po' far riflettere è che in tutto questo queste persone guadagnano pochissimo, guadagnano spesso al di sotto di quello che è considerato un salario che gli permetta di vivere e permetta di mandare a scuola i loro figli, che permetta di comprare il cibo a sufficienza per tutta la famiglia. Che è diverso, e questa è la cosa, questo ve lo lascio, no, adesso mi sto un po' dilungando perché questo tema mi piace molto, per cui mi rendo conto che poi vi sto dando tante informazioni, ve lo lascio, ve lo guardate, comunque la campagna di Clean Clothes Campaign. Il salario cosiddetto dignitoso, considerato dignitoso, è diverso dal salario legalmente previsto minimo in quei paesi. Il salario minimo previsto per legge molto spesso non è sufficiente ad avere non un tenore di vita agiato, ma alla sopravvivenza. Quindi rispetto anche alla vostra conoscenza degli SDGs e tutte le riflessioni che sono state fatte, anche solo sull'uno, no? Qui stiamo dicendo che ci sono persone che lavorano e lavorano anche tante ore, ma quello che guadagnano non permette loro di vivere. E quindi voi capite che è una trappola mortale, anche proprio nel vero senso della parola. E questo spiega anche l'estrema quantità di lavoro minorile, perché tutti in famiglia devono contribuire, perché i salari non sono sufficientemente alti. E attenzione che il salario dignitoso è un diritto umano, cioè non è una simpatica volontà personale. Anche nel caso di OVS, di cui di nuovo apprezzo la trasparenza, anche loro hanno fatto un monitoraggio dei loro fornitori, è lo stesso da cui ho preso la tabella precedente, e anche loro, nonostante anche loro lavorino con i loro fornitori per cercare di sensibilizzarli sul tema, il 40% dei lavoratori coinvolti, sono 90.000 persone, avevano dichiarato, comunque non guadagna abbastanza, e loro lo sanno. La grande, tra l'altro, il grande problema resta il Bangladesh, dove qui le cifre sono veramente agghiaccianti. E questo vi spiega perché comunque voi potete comprare una maglietta bio, di cotone bio, a 4,95 euro. Perché alla fine questo è il tema. Ed è questa è l'unica, come posso dirvi, cartina di tornasole o campanello di allarme che voi potete mettere in atto come consumatori e consumatrici responsabili. Se costa così poco, da qualche parte qualcuno ci ha rimesso. Considerate che il 99% del cotone nella moda che utilizziamo è GMO o convenzionale. Quindi vuol dire che se è cotone bio è l'1%. Il cotone bio, la produzione costa circa il 10-20% in più. Il cotone convenzionale è prodotto con pesticidi, diserbanti, insomma, comprare una fibra naturale non vuol dire necessariamente né aver rispettato l'ambiente, il cotone è una fibra naturale, né soprattutto aver salvaguardato le persone, perché avete la quasi certezza, il 99% di quello che voi avete a disposizione sul mercato non è così naturale come viene venduto. Il cotone, la produzione di cotone consuma tantissima acqua, e quel cotone lì, il cotone convenzionale, ha un utilizzo di pesticidi pazzesco. I semi geneticamente modificati fanno sì che ogni anno coloro che producono debbano ricomprare i semi, e sono semi che depauperano moltissimo la terra, quindi creano anche delle condizioni economiche, come posso dire, di controllo su chi sta coltivando. Al punto che
c'è stato un momento in cui ci sono stati moltissimi suicidi, perché la richiesta, quello che si guadagnava coltivando il cotone, non era sufficiente per pagare i semi del mese dell'anno successivo, della semina successiva, e quindi le persone si trovavano intrappolate. Quindi, se voi andate a vedere, questo è di nuovo Clean Clothes che ha fatto questo split dei prezzi di una maglietta, e voi andate a vedere quanto arriva a chi la produce in qualche modo quella maglietta, voi capite bene che quando costa 4,95 chi l'ha cucita ha guadagnato veramente niente. Questa è un'altra campagna che vi segnalo. Questa ragazza l'ha fatta per 60 centesimi di dollaro e l'altra ragazza ha comprato lo stesso vestito per 50 dollari. E attenzione, perché questo, io vi ho parlato finora di Bangladesh, India e Cina, ma anche l'Europa ha il suo bel, come dire, tallone d'Achille. E qui vedete la percentuale di differenza tra il salario minimo che loro prendono e il salario invece che gli servirebbe. Quindi ci sono differenze veramente molto forti, e stiamo parlando di paesi che sono vicini a noi, la Repubblica Ceca, la Polonia, cioè non stiamo parlando di luoghi così lontani, dove comunque c'è produzione. Queste sono campagne che sono in atto adesso, perché purtroppo la pandemia in tutto questo ha creato ulteriori disagi, perché le aziende si sono permesse, perché hanno chiuso ovviamente le produzioni, si sono permesse di non pagare queste persone, perché magari spesso queste persone non hanno una rappresentanza sindacale, o se c'è non si può esprimere, e spesso queste persone non hanno neanche dei veri e propri contratti, lavorano a settimana, quindi da una settimana per l'altra hanno chiuso l'azienda e non hanno più pagato nessuno. Anche grandi aziende, anche aziende che si fanno, come dire, forti delle loro collezioni capsule fatte con la plastica presa dagli oceani, o magari con, vedi nel caso di H&M, che poi è stata anche sanzionata dal garante, che ha fatto tutta una campagna sul fatto che recuperava i vestiti e ha fatto una collezione che costava anche di più su questi vestiti recuperati, e poi si è capito che la percentuale di recupero era esigua rispetto alla collezione. Vado concludendo. La vera moda sostenibile, a mio avviso, è la moda trasparente, quello che vi dicevo prima. È la moda che ammette dove ha dei punti di debolezza e fa dei piani per migliorarsi. Come vi dicevo, è complicato pensare di essere 100% sostenibili. Ci sono dei begli esempi, sono esempi ovviamente piccoli, sono esempi di piccoli progetti di artigianato, sono esempi dove si riesce a controllare la filiera. Il tema della filiera nella moda è fondamentale, ma è tutt'altro che risolto in questo momento, anche se anche la comunità europea sta dando delle forti indicazioni, per cui da qui in poi anche solo definirsi green non sarà proprio così ovvio. Cosa potete fare? Cosa possiamo fare tutti quanti noi? Allora, seguite l'hashtag 100 wears. Questo è un hashtag interessante che invita tutti, prima di comprare qualcosa, a domandarsi: me la metterò almeno 100 volte? Perché se non me la metto almeno 100 volte, forse non lo compro, non questo capo. E introduce il tema del cost per wear, per cui io magari posso spendere di più per un qualcosa che però mi dura di più, che magari scambierò, come nel vostro caso, o che terrò per mia sorella, lo cederò, eccetera, rispetto magari a comprarmi una maglietta che costa molto poco, ma che so già che entro la fine della stagione sarà bucata o distrutta, perché lo percepisco che la qualità di quel cotone, nel caso di quella materia prima, è minima. Quindi la prima cosa da domandarsi è: ne ho davvero bisogno? Perché altrimenti faccio a meno. E davvero, guardate, non è così ovvio, perché è chiaro che la moda, adesso qui non voglio generalizzare, e lungi da me da fare stereotipi di genere, però la moda o gli acquisti compulsivi, diciamo così, sono comunque un rifugio emotivo, anche di risoluzione di altri bisogni. E su questo, e qui vi parlavo del rispetto delle persone iniziali, su questo la moda ha molto, come posso dire, costruito, anche in termini di comunicazione.
Vi invito a seguire Fashion Revolution, che fa sempre un sacco di attività, ha delle bellissime anche linee guida, insomma condivide un sacco di informazioni. E poi vi lascio due indicazioni, Intrecci etici e stracci, sono due documentari che se non avete avuto occasione di vedere vi invito ad andare a cercare, uno è su Amazon Prime e l'altro su Netflix purtroppo, è a pagamento, però insomma sono molto belli. Tra l'altro Intrecci etici presenta anche delle testimonianze di progetti come per esempio il progetto Quid, che è un progetto di moda etica molto bello, che lavora con le persone con disagio, quindi insomma recupera materiali che vengono scartati dalle industrie tessili o dalle industrie di arredamento e crea delle collezioni peraltro bellissime. E poi, se non la conoscete già, c'è un'app che purtroppo in Italia non registra tutti i brand, insomma italiani, però è un pochino più internazionale, che è Good on You, che vi permette di avere, quando state giudicando una marca, insomma, il loro ranking, ripeto, il loro, poi ovviamente questi ranking sono sempre indicativi. E poi un po' di conforto, perché voglio dirvi che la moda etica è passata dal poncio a queste cose qui, quindi insomma c'è speranza di mantenere comunque il proprio stile senza dover rinunciare, insomma, o essere vestiti in maniera punitiva. Ecco, io vi ringrazio e se avete domande ovviamente sono qui. Allora, si sente? Ok. Sì, sì. Grazie mille alla dottoressa Lorenza Vianello per questa splendida presentazione, per averci un po' sensibilizzato a questo tema del fast fashion, che comunque ci riguarda in quanto consumatori in prima persona di abiti, insomma. E ora vorrei lasciare la parola ai ragazzi e agli studenti del corso di economia politica e agroalimentare, Gabriele Patella, Asia Prestigiacomo, Flavia Santi, che vi parleranno del fast fashion e l'impatto sull'ambiente. Venite pure qui, un applauso. Buongiorno. No, presentazione. No, sì. Come si fa? No, devo condividere lo schermo, ma non è detto. Allora, in generale noi abbiamo fatto, diciamo, una presentazione sulla fast fashion e inizialmente abbiamo voluto dire che comunque con il termine fast fashion, che viene utilizzato comunque dai produttori e anche dai consumatori di indumenti, si intende letteralmente la moda veloce, ovvero quella moda che riesce a passare dalle passerelle molto velocemente fino alle persone. La fast fashion nasce negli anni 80, ma principalmente si è sviluppata durante la metà degli anni 2000, quando tutte le compagnie di moda hanno iniziato a produrre sempre più collezioni annue. Infatti, per la situazione che comunque c'erano sempre una quantità maggiore di collezioni di indumenti all'anno, si è andato a creare questo fenomeno del consumismo, che è spiegato molto bene da Ernest Calkins, il quale disse proprio che si possono dividere, diciamo, gli oggetti in due tipologie, in due categorie, che sono gli oggetti di uso e di consumo. Di base gli indumenti dovrebbero rientrare negli oggetti di uso, mentre appunto per via di questa produzione sempre più veloce
ed è molto più economica, sono diventate degli oggetti di consumo, tant'è che appunto, come ha detto prima la professoressa, bisognerebbe utilizzarlo diciamo almeno 100 volte per poter dire che appunto proprio un oggetto di uso, mentre negli ultimi anni soprattutto probabilmente c'è chi addirittura compra e non ha mai utilizzato ciò che ha all'interno dell'armadio. Sempre come mi ha accennato prima la professoressa, c'è un lato molto scuro del fast fashion, che appunto uno dei casi più gravi è stato il crollo del Rana Plaza di Savar, che come ha detto precedentemente ha avuto diversi morti e molti feriti gravi. E la situazione era molto grave da tempo, nel senso che era stato, diciamo, avvisato, c'erano stati già degli avvisi da parte di superiori che comunque non era più possibile continuare a produrre, anche perché in realtà questo palazzo non aveva, diciamo, non era stato costruito per poter sopportare il peso e le vibrazioni che potevano portare i macchinari che andavano a produrre gli indumenti, ma comunque non c'è stato un interesse da parte dei produttori della fast fashion, hanno continuato a produrre senza pensare alle conseguenze. E la conseguenza nel 2013 c'è stata e anche abbastanza importante. Nonostante però comunque ci sia questo lato oscuro della fast fashion e nonostante i danni e le critiche date dalla fast fashion, comunque tutti quanti continuano, tutti i produttori continuano a fare delle politiche, diciamo, di cosiddette greenwashing, ovvero che fa sì che con la comunicazione si vada a pensare, il consumatore pensi che sta acquistando un indumento, comunque un capo d'abbigliamento sostenibile, quando in realtà non lo è assolutamente. Soprattutto infatti uno dei brand che è stato più messo diciamo sotto i riflettori per questa situazione è stato proprio H&M, il quale nonostante comunque ha aumentato la sua trasparenza attraverso delle strategie particolari, ci si è resi conto con il tempo che non c'era realmente una sostenibilità tale da poter essere chiamata green. L'obiettivo vero e proprio della fast fashion è appunto quello di andare a produrre velocemente e in maniera economica, in maniera efficiente a livello economico per le imprese. Il punto è che ovviamente una produzione veloce ed economica e sempre più, sempre di quantità maggiore, porta sicuramente a una produzione non sostenibile per l'ambiente, che può provocare diversi danni sia alle persone che, al mondo intero. Appunto, è un requisito molto importante la trasparenza e tutte le aziende hanno diciamo, una strategia di trasparenza differenti. Tra le tante aziende di fast fashion abbiamo Inditex, Gap, Fast Retailing, appunto H&M, che è quella che si è sviluppata maggiormente per la trasparenza nel corso degli anni. Infatti è andato ad aumentare la fiducia da parte dei consumatori e anche un miglioramento nella loro produzione delle fasi produttive in maniera tale da poter appunto produrre sì più in maniera economica ed efficiente, ma anche più velocemente senza andare ad impattare in maniera troppo eccessiva sull'ambiente. La fast fashion ha preso un piede ancora più maggiore durante il Covid, sicuramente durante il lockdown, sia per una situazione di salari, sia la situazione economica, e comunque per una situazione che si era diciamo bloccata in casa e di conseguenza non si poteva uscire per negozi. C'è stato un cambiamento radicale dello stile di vita da parte delle persone e c'è stato appunto un crollo delle vendite negli store, che ha portato quindi una conseguenza di un aumento delle vendite nell'e-commerce, che però era basato solo ed esclusivamente su negozi di fast fashion. Di conseguenza tutti quanti compravano da Zara, piuttosto che magari Primark, H&M e così via. C'era un vero e proprio, diciamo, una vera e propria. Si andava a comprare in maniera ossessiva, cioè c'era proprio un circolo vizioso che era come se, diciamo, le persone avessero realmente, sentissero il bisogno di acquistare dei prodotti che in realtà non avevano il bisogno neanche di utilizzarlo perché non si poteva neanche uscire. Quindi si comprava per un domani che in realtà poi non c'è realmente mai stato perché la maggior parte delle cose sono rimaste nell'armadio statisticamente. Primark ha avuto un caso particolare, nel senso che mentre tutte le altre agenzie hanno sempre avuto
un e-commerce, l'impresa di Primark ha deciso di adottare una strategia controcorrente, scegliendo proprio di non avere mai un e-commerce, e di conseguenza la strategia è stata ottimale per questo brand, perché a fine del lockdown, attraverso una svendita totale dei propri prodotti, è riuscito ad aumentare all'incirca di 70 milioni il loro profitto annuale di quel periodo. Perché appunto tutti quanti erano andati a comprare da Primark tutto ciò che poteva essere acquistato. Come appunto detto, accennato sulla parte del Covid, del circolo vizioso, appunto il fast fashion in generale innesca questa sorta di circolo vizioso che porta a una situazione di benessere psicofisico per le persone, che le fa sentire molto più appagate, perché appunto vanno a comprare indumenti che li fa sentire anche meglio con se stessi. E ovviamente però appunto si continuano a fare delle scelte poco sostenibili per via del basso prezzo, e nonostante comunque i prezzi con il tempo stiano aumentando nel fast fashion, perché comunque tutti i brand inizialmente c'era una fascia media di 15-20 euro, adesso siamo già sui 40-50 euro in qualsiasi tipologia in qualsiasi brand, ma comunque la qualità è rimasta invariata. Quindi aumenta il prezzo, ma la qualità è invariata, e la parte che c'è dietro, quindi dello sfruttamento, della poca sicurezza, è rimasta praticamente quasi identica. La cosa che c'è da tenere in conto è che comunque con gli anni e con la conseguenza dei tanti danni che sono stati fatti, ci sono persone che comunque si sono guardate, diciamo, dentro e hanno un po' più pensato ai danni che ha provocato la fast fashion, solo che ce ne sono veramente poche, nel senso che probabilmente neanche io mi metterei in una di quelle persone che realmente guarda sempre a cosa c'è dietro l'indumento che va comprato, perché sono la prima persona appunto che ha acquistato e acquista tuttora fast fashion, molto più sicuramente in quantità inferiore, ma comunque è un, diciamo che tutti noi qui dentro quest'aula abbiamo comprato almeno una volta fast fashion. E di conseguenza, nonostante appunto la consapevolezza che si ha delle conseguenze che possa portare, probabilmente la consapevolezza vera e propria non si ha realmente, perché non ci tocca direttamente. Nel senso che fin quando non ci tocca in maniera diretta, probabilmente continueremo ad utilizzare tutto ciò che è nell'ambito della fast fashion. Grazie. Allora, come anticipato da Asia e anche dalla professoressa, comunque l'idea di business della fast fashion è quella di proporre contenuti, cioè capi di abbigliamento appunto a un prezzo contenuto, e il requisito fondamentale appunto di tale fenomeno è appunto la velocità. Proprio per tale motivo vengono adottate differenti strategie di marketing, tra cui la delocalizzazione e l'economia di scala, che appunto permettono di avere un alto contenuto stilistico a dei bassi costi, date appunto le differenti normative in paesi magari non europei. E appunto per spiegare appunto tale fenomeno, cioè, facciamo conto di una lista di punti chiave degli obiettivi appunto della famosa impresa della fast fashion, ossia il Gap, tratti appunto dall'anno del report di Gap. Anche appunto Benetton Group contiene un'impresa che ha un alto contenuto stilistico e alto una differenziazione del prodotto e anche una segmentazione del consumatore. E infatti troviamo principalmente quattro tipologie di clienti, ossia gli adolescenti, gli adulti follower, gli adulti trendsetter e i consumatori, i consumer cassetto. E come detto in precedenza, appunto, quando parliamo di fast fashion, la domanda che ci sorge spontanea è appunto quella di chiederci cosa si nasconde dietro agli abiti che acquistiamo, e proprio per tale motivo la moda ultimamente è diventata parte integrante della nostra cultura, in quanto è diventata appunto una metodologia di espressione, ma anche una forma di comunicazione tra noi e gli altri, in quanto la vediamo come qualcosa che appunto ci rappresenta. L'obiettivo appunto è appunto indossare un bel vestito proprio per comunicare quello che appunto siamo noi stessi, o comunque per mettere in evidenza i nostri, diciamo, punti di forza. E proprio la globalizzazione ha contribuito anche a sviluppare tale fenomeno, rendendo appunto questo mercato, che inizialmente si presentava come un business da 500 miliardi di dollari, trasformandolo in uno di 2,4 trilioni di dollari. Ciò appunto per dire che un lato la fast fashion, oltre appunto ad essere un settore molto veloce e dinamico, è comunque un settore in forte espansione,
fa emergere sempre più problematiche sia sulla spinta della maggiore consapevolezza, ma anche appunto riguardo le tematiche sia in ambito ambientale, ma soprattutto in ambito sociale. L'industria del petrolio, oltretutto, è soltanto la prima industria, diciamo, inquinante al mondo, e successivamente troviamo appunto l'industria appunto della fast fashion, o comunque l'industria dell'abbigliamento, e ciò è proprio perché le motivazioni sono che appunto quella di offrire capi di abbigliamento a basso costo implica l'utilizzo sin dalle prime fasi produttive appunto di materie prime di scarsa qualità, e vi è anche appunto il costante aumento della quantità richiesta. Troviamo principalmente tre fonti emissive che ci rendono utile appunto tale categorizzazione per stabilire quali fonti emissive siano sotto il diretto controllo della società e quali appunto non lo siano. E proprio da ciò appunto ritroviamo anche uno sviluppo soprattutto della consapevolezza, in quanto negli ultimi anni si è sviluppata appunto un maggiore interesse su tale tematica, principalmente sui problemi della salute pubblica e di protezione ambientale. Anche l'acqua appunto, e l'energia sono, essendo sottoprodotti, vengono appunto anche loro diciamo interessati appunto da tale fenomeno, e parlando soprattutto oltre del sfruttamento delle risorse anche della cosiddetta schiavitù moderna, che appunto si è formata parallelamente a tale fenomeno, provocando un forte impatto sulla crescita di carbonio data appunto all'alta quantità di lavoro implicata in questo settore. Per quanto riguarda appunto lo sfruttamento dell'acqua, si ritiene infatti che la tintura e il fissaggio dei tessuti contribuiscono all'incirca il 20% dell'inquinamento idrico mondiale, e oltretutto il 35% delle microplastiche che vengono rilasciate appunto nell'ambiente proviene proprio da tale industria. Con l'aumento della scarsità appunto dell'acqua e della crescita rapida della popolazione, è aumentata anche la domanda di acqua pura, e da ciò appunto scaturisce anche la necessità di perseguire vere e proprie sfide ambientali e sociali, per le quali appunto è necessario implicare nuove tecnologie appunto per ridurre e rendere maggiormente sostenibile un approvvigionamento idrico globale, resiliente appunto, e ridurre, come detto in precedenza, l'inquinamento in linea appunto con il concetto di economia circolare. I dati comunque ci forniscono, possiamo vedere qui nelle slide, numeri che sono sorprendenti, e oltretutto vi è anche il fattore del trasporto, il quale è un aspetto molto importante, dato che la maggior parte appunto dei cavi viene prodotto in paesi del sud del mondo, quali l'India, l'Indonesia e il Bangladesh, e il mezzo di trasporto più utilizzato è appunto l'aereo, data la velocità con cui sono appunto richiesti i cavi e anche di conseguenza la portata dello spostamento. In quanto appunto l'impronta ecologica di conseguenza è influenzata anche da tale aspetto. In riguardo appunto ai rifiuti, dall'analisi effettuata in diverse aziende è sorto che ci sono appunto migliaia di cicli produttivi con un conseguente aumento di appunto di rifiuti e anche di produzione di carbone nell'atmosfera. Tutto ciò si va a sommare anche alla trasformazione della produzione, infatti, come detto dalla dottoressa, sono stati incrementati anche l'utilizzo degli OGM, ossia produzioni che si permettono una quantità maggiore di cotone, a scapito però della qualità sia del prodotto finale, ma anche della qualità appunto di vita dei produttori stessi, in quanto sono obbligati a usare i pesticidi proprio per contrastare appunto gli agenti patogeni che si vanno appunto a insediare nelle coltivazioni. Lascio la parola a Flavia. Allora, la società in cui viviamo oggi è improntata sul consumismo, e più che per la soddisfazione di un bisogno in sé, le persone sono mosse dal desiderio semplicemente del consumo. E a questo stile di vita si lega appunto il fast fashion, in cui i capi nuovi e alla moda sono facilmente accessibili a persone di ogni classe sociale. Con l'impatto della globalizzazione e l'avvento della digitalizzazione, e soprattutto la diffusione di social media, il mercato della moda è stato messo in forte discussione dall'avvento di un nuovo modello di consumo, che sarebbe la second hand economy.
La second hand economy è una forma di economia circolare. L'economia circolare è un paradigma che punta a ridurre il prelievo di risorse naturali, con particolare riguardo a fonti energetiche fossili e alle risorse forestali. È un modello che si contrappone al modello dell'economia lineare, che è basato sull'estrazione, la produzione e l'utilizzazione dei prodotti, senza poi creare comunque quel circolo di riutilizzo e riciclo che è appunto, cioè sul quale appunto è basata l'economia circolare. E nell'economia circolare i flussi dei prodotti sono di due tipi, ossia flussi biologici e flussi tecnici. Nei flussi biologici i prodotti e i materiali sono destinati ad essere reinseriti nella biosfera, invece con i flussi tecnici i prodotti sono ricondizionati senza rientrare nella biosfera. Appunto, la second hand economy è un modello che punta a ridurre al minimo rifiuti grazie al riutilizzo. Con il riutilizzo la vita del prodotto è estesa, infatti se per un consumatore fosse indifferente acquistare un prodotto nuovo o un prodotto utilizzato, l'utilizzo del prodotto usato sarebbe produrrebbe una riduzione dell'impatto ambientale, però l'impatto ambientale associato alla produzione di quel bene nuovo. Alcuni vantaggi della second hand economy sono sicuramente il risparmio, ma anche il fatto che comunque è possibile acquistare capi anche di alto livello oppure di cioè unici, nel senso che è molto difficile comunque reperire dei capi uguali per taglia, per colore o per marca. E, per quanto riguarda questo aspetto dell'economia, la Fondazione Umana People to People, che è un'organizzazione internazionale composta da enti no profit, ha saputo cogliere l'essenza del vintage e l'ha portato ad un livello più alto come forma di rivolta contro la globalizzazione. E in pratica oltre ad incentivare la raccolta differenziata e a ridurre le emissioni inquinanti, il consumo di acqua che deriverebbe dallo smaltimento dei prodotti che riutilizzo umana, attraverso la vendita di questi vestiti si finanziano progetti di istruzione, progetti di agricoltura sostenibile o comunque progetti per lo sviluppo comunitario, particolarmente nel sud del mondo. I capi da donare possono essere depositati da chiunque negli appositi contenitori situati in molti comuni, e ciò permette quindi di ridurre anche i costi di smistamento dei rifiuti e si porta quindi alla creazione di posti di lavoro, in quanto molte persone sono impiegate nello smistamento e nella selezione dei prodotti da vendere. Questi sono alcuni numeri che descrivono questa compravendita di prodotti usati. Semplicemente nel comune di Pragnana Milanese, dove c'è la sede di Umana, sono stati donati oltre 160.000 kg di abiti usati, evitando quindi l'emissione di quasi 600 tonnellate di anidride carbonica e 600 tonnellate di acqua. Grazie ragazzi per il discorso molto illuminante e ringrazio soprattutto la dottoressa Vianello, ringrazio Elena Viganò e dati questi appunto queste informazioni dovrebbero farci capire quanto questo tema sia importante per noi stessi, per la salute, per l'ambiente, perché alla fine le cose sono collegate e di conseguenza speriamo che nel nostro piccolo questo evento abbia un po' influenzato, seppur leggermente, il nostro stile di vita. Ma visto che è un intervento fatto dagli studenti anche per gli studenti e non, do anche la parola per i saluti finali al Presidente del Consiglio dei Studenti, Giovanni Alvarez. Se poi da casa mi vedono rimarrei in piedi perché ho avuto un po' di difficoltà. E innanzitutto, come ha ricordato nell'intervento inaugurale la professoressa Viganò,
e cosa buona e giusta, è sempre ben accetta che quello che è inizialmente un valore, un concetto più alto, venga sempre trasposto in termini pratici, come è stato questo Swap Day. Quindi ringrazio tutte e tutti quelli che si sono occupati dell'organizzazione, perché si sta vedendo che è un evento molto ben riuscito. Io mi voglio concentrare in questo mio intervento di chiusura su una parola che oggi è stata ridondante: fast. Alex Langer diceva, grande ambientalista, che l'ambientalismo avrà il suo compimento solo quando diventerà una moda, solo quando diventerà di moda. E in effetti oggi l'ambientalismo nelle nostre generazioni molto più sensibili è diventato una moda. Ma interroghiamoci, quindi voglio fare un po' il controcanto oggi, su quanto le nostre generazioni, nonostante abbiano sviluppato una sensibilità in questo senso, siano oggi ecosostenibili. Io prima ho detto fast, non a caso, perché noi siamo una società del fast, la società che si deve connettere rapidamente, la società che deve avere sempre l'ultimo modello di iPhone, la società che, come si vede nell'abbigliamento, deve cambiarsi minimo, deve sostituire abiti minimo 3-4 volte al mese per stare al passo con la moda. E questo da che cosa deriva? Non deriva dal fatto che noi, in quanto nuove generazioni, abbiamo una mentalità distorta o differente da quelle precedenti. Deriva semplicemente dal fatto che veniamo bombardati quotidianamente sui social media, sui più grandi, maggiori apparati comunicativi, di un messaggio che è una distorsione, che è legato ad una società che accelera, 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 e noi ci ritroviamo a rincorrere quel tipo di modello di società, non rendendoci conto del danno che in questo caso facciamo all'ambiente. Quindi il mio oggi vuole essere sì un controcanto, ma anche un appello a riscoprire più in generale un modello di vita che sia uno più salubre, due più semplice, perché così facciamo del bene prima di tutto a noi stessi, che smettiamo di rincorrere un modello di società che è disumano e non ci appartiene, e da un altro lato, con uno stile di vita più salubre, più semplice, facciamo un grande piacere all'ambiente. Quindi che benvengano questo tipo di iniziative, un ringraziamento alla promotrice della sostenibilità Viganò, che è sempre presente in prima linea nel darci supporto per questo tipo di eventi, e di nuovo ringraziamento alla squadra che si è occupata dello sviluppo della giornata. Grazie mille.